Continuano i nostri incontri, devo dire, sempre più interessanti. Oggi ero a pranzo con tutti voi e devo dire, Michele, non sapevo che eri un relatore poi alla fine della tua storia. Certo che tu della vita non ti sei fatto mancare proprio niente. Michele, il cognome? Formisano. Formisano. Ci vuoi raccontare la tua storia? Sì, mi conoscono tutti come Michi perché sono nato Michela e quindi a un certo punto della mia vita ho dovuto decidere, non potevo farmi chiamare Michele e quindi ho optato per Michi come nome neutro. Sono nato Michela, mi sono reso conto subito di non essere Michela, solo che quando sei piccoli riesci a mascherare, diciamo, oppure pensi che il futuro ti riserverà quello che l'anima e il corpo che tu senti di avere. E invece così non è stato. All'età di 12-13 anni, l'età dell'adolescenza, è stato un periodo per me bruttissimo perché è esploso questo corpo femminile ed era il corpo che io non mi aspettavo, perché pensavo che mi crescesse la barba, che mi crescesse il pene, e invece è uscito questo corpo femminile. Per me è stato un grosso trauma e avevo voglia di morire, però l'attaccamento alla vita credo sia forte, è innato per tutti. Però purtroppo ho incontrato volutamente le sostanze stupefacenti, eroina, cocaina. La mia prima esperienza è stata con l'eroina perché volevo comunque in qualche modo distruggermi, distruggere questo corpo che non accettavo, e sono andato avanti con l'eroina, la cocaina e altre sostanze, alcol, per numerosi anni. Purtroppo negli anni, dato che sto parlando di un po' di anni fa, a cavallo degli anni 80-90 è esploso anche il problema dell'HIV che non mi sono fatto mancare, e quindi sono risultato sieropositivo nell'aprile dell'85 quando iniziarono a fare i primi test. Pensavo di dover morire di lì a poco e invece sono sopravvissuto anche all'HIV. Nel 96 ci fu la diagnosi di AIDS conclamata, però ebbi la fortuna che uscirono i farmaci in quel periodo, quindi iniziai a prendere la terapia antiretrovirale. Sicuramente continuavo la mia vita legata alle sostanze stupefacenti, che purtroppo mi hanno portato già da subito a entrare nel carcere, perché per procurare la sostanza ero costretto a commettere degli illeciti. E la mia vita andava avanti così, pensavo dovesse finire, non mi rendevo conto neanche io però di questo, il disagio, non riuscivo a dare un nome al mio disagio. Credevo di essere una ragazza lesbica all'epoca e non mi accettavo, assolutamente non mi accettavo come lesbica, e questo mi faceva stare ancora più male. Poi c'è stato l'inizio dell'evento di internet. Innanzitutto il mio disagio non era accolto da nessuno, né dalla mia famiglia, né dalla scuola, insegnanti, perché non era conosciuto questo disagio. Adesso fortunatamente si parla di transessualismo, di transgender, di identità di genere. E quindi vi dicevo, quando è iniziato internet ho avuto i primi approcci, di lì ho conosciuto persone attraverso internet, un gruppo in particolare italiano di ragazzi che si approcciavano a fare il percorso di genere, di identità di genere, e di lì li ho contattati, ci siamo incontrati. Uno di loro, lo dico sempre, mi prestò la fascia al primo incontro, mi prestò questa fascia che lui aveva per fasciarsi il seno, e disse: metti questa fascia. Me la fece mettere, io misi la maglietta sopra questa fascia, mi vidi piatto e mi riconobbi, e di lì poi iniziai a informarmi anche attraverso questo gruppetto di ragazzi, a informarmi il centro più vicino a casa mia. Io sono pugliese, quindi era Bari, andai all'ONIG di Bari, l'Osservatorio Nazionale di Identità di Genere. Nel frattempo avevo conosciuto una donna, che è tuttora la mia compagna, che mi ha conosciuto però come Michela. Però la cosa bella, la cosa grande, è che lei ha riconosciuto Michele anche attraverso la fisicità di Michela. E quindi io ho detto a lei la prima cosa, quando mi sono reso conto di dover fare questo percorso di transizione. Le ho detto, Marilena, io per amarti devo amare me stesso, quindi io devo fare questo percorso.
Lei mi ha detto: non ci sono problemi, io ti amo a prescindere da quello che può essere il tuo corpo, io amo la tua anima, il tuo cuore, quello che tu sei, la tua essenza. Questo è stato un incentivo per amarti te stesso, proprio per recuperarti? Assolutamente, è stato un grosso incentivo, è stato l'incentivo che io aspettavo da anni. Quindi da quando ho iniziato a fare questo percorso di transizione, le sostanze che hanno fatto da padrona della mia vita per anni, mi hanno tenuto ostaggio, sono andate via così, come se non fossero mai esistite nella mia vita. E quindi ho fatto questo percorso di transizione che mi ha portato ad essere me stesso, quindi ho concluso il percorso. Sono Michele da ormai tanti anni, anche per lo Stato, per la società. E la cosa che mi piace, diciamo, innanzitutto perché è una storia con un finale positivo, un bel finale. E quello che io voglio fare, da tempo ormai lo faccio, da anni, è mettere a disposizione la mia esperienza per sostenere e combattere lo stereotipo gli stereotipi che esistono, combattere la transfobia, sostenere le persone che vivono questo disagio e magari non sanno tuttora, ancora nel 2017, che può esistere un percorso di vita anche per loro. Quindi ho fondato l'associazione T-Genus, che significa verso il genere, l'ho fondata da pochissimo, nel 2014, che si occupa di identità di genere. Quindi, sei il vicepresidente nazionale o presidente? Io sono il presidente di T-Genus, il fondatore di T-Genus, e noi ci occupiamo dell'accoglienza di queste persone. Con sede a Taranto, però abbiamo anche la sede a Roma e su tutto il territorio nazionale siamo riusciti a creare una rete in modo che in tutte le città ci sia un punto di riferimento e le persone sanno comunque dove andare, riusciamo a inviarle all'attenzione o di centri o di professionisti. E poi mi occupo anche di problematiche legate all'HIV, alle malattie a trasmissione sessuale e prevenzione dalle sostanze stupefacenti, con NPS Italia, di cui sono vicepresidente nazionale, e lì facciamo molta prevenzione, quindi, perché ancora è necessario, si parla pochissimo di affettività, si parla pochissimo di sesso nelle scuole, il sesso equivale a un qualcosa di promiscuo, invece assolutamente. Assolutamente, i ragazzi devono capire ed essere consapevoli. Io ti faccio una domanda che ho fatto un po' agli altri, nel senso che tu hai dei genitori, logicamente, non so se ci sono ancora, però nel momento che c'è stata questa trasformazione, che tu ai tuoi genitori hai dovuto, diciamo, dire questa verità, qual è stato poi il rapporto proprio con i tuoi genitori, come l'hanno preso, essendo anche un meridionale? Allora, i miei genitori erano separati, però io posso dire che mia madre, quindi con mio padre non ho avuto un granché di rapporto, però posso dire che mia madre mi ha sempre seguito, è sempre venuta a colloquio, purtroppo, quando anche io mi trovavo in carcere, quindi nel momento in cui le ho detto: mamma, devo fare questo percorso, la cosa principale che a lei ha preoccupato era il fatto degli interventi, quindi lei mi diceva: tu hai... Sono preoccupato perché il passaggio è pesante. Esatto, è abbastanza pesante perché fai degli interventi chirurgici non indifferenti, quindi lei era preoccupata per questo. E poi da meridionale, sotto sotto, c'era anche un'altra preoccupazione. Lei, secondo me, ed è così, pensava, dice: cosa devono dire le altre persone quando inizieranno a vedere Michela con la barba, questo cambiamento? Invece, innanzitutto, le persone era come se l'aspettassero da tempo, quindi nessuno mi ha fatto mai una domanda invadente, anzi, mi hanno tutti accolto con un grande sorriso. Mia madre mi dice: sei bellissimo con la barba, quindi meglio di così non può essere. Sì. Com'è la storia tua d'amore adesso con la tua compagna? La vive la quotidianità? La mia vita con la mia compagna la viviamo come una coppia tranquilla, serena, come tutte le coppie. In più ci abbiamo questi impegni, diciamo, che non ci hanno mai, ecco, quando ci siamo tra virgolette tirati fuori da determinate situazioni, quindi tossicodipendenza, finito il percorso, non abbiamo assolutamente detto: chiudiamoci a casa, facciamo la nostra vita. No, siamo sempre in gioco, ci amiamo, viviamo gli alti e i bassi come tutte le coppie. Diciamo che la vostra esperienza, per questo ti ho fatto parlare a fiume, perché è una storia molto piena, interessante veramente, perché serve ad insegnamento. Chi ha questi
questi percorsi di vita, ecco. Perciò questi tuoi messaggi, i messaggi degli altri partecipanti a questo convegno servono per aprire le menti e aprire la cultura. Assolutamente, voglio specificare una cosa, io e la mia compagna siamo una coppia sierodiscordante, io sono sieropositivo, lei è sieronegativa e abbiamo una vita di coppia normalissima, le dovute precauzioni normalissime, igieniche che si tra tutte le coppie dovrebbero esistere, quindi pregiudizi, stereotipi verso le persone sieropositive o le persone transessuali sono tutte persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, oppure le transessuali, le donne transessuali siano tutte prostitute, non è affatto vero, ci sono tantissime persone per bene, oggi credo che durante il convegno questo è stato ampiamente dimostrato e io penso che comunque chi vive un disagio del genere, ci sono tantissime persone oggi che possono dare una grossa mano, iniziando dalle associazioni e oggi anche le istituzioni si stanno dando una mossa, insomma, e oggi ne è veramente un esempio concreto. Però dicevamo prima, Michele non si è fatto mancare niente, dalla droga al carcere, insomma, ne ha fatti di tutto e di più, insomma, è stato un monellaccio, possiamo dire. Sì, no? Sì, assolutamente. Un grande monellaccio, però poi nella sua vita ha messo anche un po' di cultura, tanta cultura con le esperienze che ha fatto, perché poi tutte esperienze, diciamo, no? Ti sei scritto un libro, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro e raccontare praticamente la tua storia? Sì, il libro si chiama Resto Umano, il titolo ha una doppia valenza, può essere un resto umano quello che ero prima, quindi un nulla, un avanzo, e nonostante tutto una persona, resto comunque umano nonostante tutte le esperienze negative che ho potuto fare nella mia vita. Quindi questo libro è stato scritto con la dottoressa Anna Paola Lacatena, che è una sociologa, edito da Cinaschi Edizioni. Perché ho voluto fare questo libro? Perché l'ho voluto fortemente? Perché il libro ha viaggiato tantissimo e sta viaggiando tantissimo, quindi arriva a tantissima gente che poi inizia a riflettere magari attraverso la lettura di questo libro. Questo libro non parla solo di transessualismo, ma parla di tossicodipendenza, di HIV. Un po' a 360, certo, infatti dicevo, non ti sei fatto mancare niente, no. Questo libro racconta tutto. Sì, racconta tutto e mi piace che quando viene messo in discussione, insomma, il libro è comunque è un veicolo che viaggia tantissimo, è stato fatto in ebook e cartaceo, quindi tanta gente lo ha letto e ci sono stati tantissimi riscontri, quindi quello è la motivazione principale, avere dei riscontri e far sì, insomma, che la gente legga e si faccia un'idea di quello che può essere un percorso di vita. Qual è stato il momento che tu hai detto voglio raccontare la mia storia, il momento della tua vita, cosa facevi in quel momento? Allora, ero ormai da anni, perché questo libro è uscito nel 2014, quindi abbastanza recente, ero appagato come sono appagato oggi in tutto, però io sono sempre work in progress, quindi non mi fermo mai e ho voluto fare ho detto no, dobbiamo impacchettare questa cosa e farla questa storia e farla arrivare a quant'altra più gente possibile. Stiamo cercando di fare la traduzione in inglese e magari pubblicarlo anche in Inghilterra, vediamo, stiamo valutando un po' di cose, anche una sceneggiatura, però questo si vedrà se arriverà. La cosa importante è lavorare tutti i giorni come stiamo facendo oggi attraverso questo workshop. Ultima domanda che ti faccio, dopo ti lascio al convegno, ti ringrazio innanzitutto per aver partecipato a questa piccola intervista, un'opinione su questa bellissima manifestazione ideata proprio qui in questa, diciamo, cornice stupenda della Calabria, proprio qua a Capo Vaticano a Ricadi, dove è successo il fattaccio, lo chiamo io. Io sono entusiasta di questa giornata. Sono venuto un po', devo dire la verità, ecco, lo stereotipo, un po' prevenuto attraverso la storia che avevo, insomma, è stata abbastanza pubblica in questo ultimo periodo. Però ho trovato tantissima sensibilità e tanta gente che ha voglia di cambiare le cose, che ha voglia di lottare per i diritti, ma non per i propri, ma per i diritti di tutti. Quindi viva la Calabria! Grazie Michele, in bocca al lupo, insomma non fare più il monellaccio. Assolutamente, prometto. Ciao.